Ok, ciao ragazzi, sono sempre io, Rosaru e le sue cose. Vi ricordate, vero, il Dualtron 3, quello tutto distrutto, vabbè, dell'incidente, bla 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 bla, andate a vedere gli altri miei due video. Bene, adesso farò la prova su strada, Dualtron 3, dopo l'incidente che era praticamente distrutto. Guardate. Dopo aver cambiato tantissime cose, è ritornato in vita. Guardate, che meraviglia. Sì, ovviamente questi sono i segni del tempo, però abbiamo rifatto praticamente tantissime cose. Gli ho messo un portatelefono di gomma giusto per fare appunto la prova su strada. Ok, qua non si muove più nulla, come potete vedere, proprio perfetto. Bene, ok ragazzi, ora farò la prova su strada. Mi raccomando, ditemi come si vede anche il video con questo portatelefono strano di gomma che, ahimè, non so cosa si vedrà, però vabbè, ditemelo nei commenti. Niente, adesso lo accendo. 98% di batteria, 65,3 volt, è che è una bella bestia. Ebbene, ok, adesso lo riposiziono. Mi raccomando, quando andate su questi mezzi, piccoli o grandi, che siano, usate sempre il casco. Mi raccomando, prudenza sempre. Mi raccomando, perché a cadere e farsi male è un attimo. Ciao, guardiamo. Prova su strada, sperando che non mi si spegne il telefono. Infiliamo prima da questa parte. Vediamo un po'. Ok. Ah, un'altra cosa. Volevo ringraziare tantissimo i nuovi iscritti al mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi perché tanto è gratuito. Poi se avete bisogno, chiedetemi pure. Ciao, prova su strada. Sperando che non si spegne. E non si. Insomma, provo a mettere questa specie di ragnatela qua. Ecco, l'ho messa un po' alla cavolo, ma insomma, proviamo a vedere, ok, se va. Adesso la metto un po' così. Ok, bene, bella lì, si parte. Riaccendiamo e via. Andiamo. Lo alzo un pochino, così. Bene, proviamo. Via. Dualtron 3 dopo l'incidente. Allora, comodità pazzesca. Una bestia questo, quindi mi raccomando, andate sempre con la molta cautela. Poi nei commenti ditemi come si vede con questo portatelefono di gomma di silicone strano. Adesso sono a 26-27, giusto per non riprendere le targhe perché non me ne frega niente. Aspettiamo un attimino, lo tengo un po' col pollice un po' sollevato perché sennò, ok, via, si parte. Buche neanche le sente, eh. Faccio un po' di slalom, anche se non si può. Thank you.
35 non è male. Anzi, facciamo anche questa strada qua, va. Intanto devo andare un attimino. Ragazzi, prova con l'audio su strada andata, c'ho il sole nell'occhio, quindi c'ho un occhio chiuso. Devo dire come stabilità è perfetta, non si muove più niente, ammortizzatori eccezionali e basta. Ci vediamo alla prossima. Ciao, 2 con 3 dopo l'incidente, bella lì.